Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Oggi si è aperto un altro capitolo sulla questione migranti. State bene attenti a quel che dico, perché ha dell'incredibile. La questione è questa. I giudici di Bologna si sono rivolti alla Corte Europea di Giustizia dicendo che il decreto legge del governo sui paesi sicuri, ok? Ebbene, con questi criteri, la Germania nazista sarebbe stata definita paese sicuro. Io domando a chi ha scritto sta roba, ma ci avete preso tutti per imbecilli? Cioè, ma voi pensate che in Italia intelligenti siate solo voi e tutti, destra, sinistra, Parlamento, cioè, tutti gli altri siano una massa di coglioni? Da scrivere una roba del genere, che cioè questo governo considererebbe sicuro la Germania nazista. Ma che ci avete nella testa? Ma che ci avete? Bravo. Ma che Germania, sapete di che parlate o parlate perché date aria alla bocca? L'attaccate il cervello alla bocca o lo tenete staccato? La Germania nazista, ma abbiate rispetto per chi in quella Germania c'è stato, è stato deportato, come ad esempio mio padre. Abbiate rispetto. Abbiate rispetto. Posso? Sì, prego Gasparri. Ma guardi, noi raccontiamo bene cosa è successo. Giorni fa la magistratura ha ordinato di riportare in Italia degli stranieri che erano stati mandati in questo centro in Albania, che vedremo se quando funzionerà, se la magistratura non si metterà di mezzo, con la motivazione che non potevano essere mandati indietro in questo e in quel paese perché sostanzialmente, secondo dei magistrati, una magistrata di Roma in particolare, di Magistratura Democratica, tutti i paesi sono insicuri. Il governo si è riunito, ha fatto un decreto che è all'esame del Parlamento, facendo l'elenco dei paesi dove si possono rimandare delle persone. Secondo quella magistrata di sinistra, di Magistratura Democratica, nemmeno il Marocco era un paese sicuro. Il governo è intervenuto e non appena è stato fatto il decreto, quest'altra sezione politica, non so come definirla, della magistratura a Bologna, decide che si deve rivolgere l'Italia, la magistratura stessa, alla Corte di Giustizia Europea, perché nessun paese, e questo delirio ideologico dimostra che noi abbiamo una minoranza di magistrati politicizzati che tesa a boicottare l'azione del governo, di qualsiasi governo, a maggior ragione se di centrodestra, a fare quello che noi abbiamo chiamato di Forza Italia l'uso politico della giustizia. E dopodiché noi che cosa dovremmo fare? Rassegnarci a un paese dove non si può espellere nessuno, dove non si può far entrare chi si comporta onestamente e cacciare via chi fa cose come quelle di Bolzano, anzi ha solo palpeggiato. Diamogli il reddito di cittadinanza, che per fortuna l'abbiamo abolito, se no gli darebbero anche un sussidio. Io poi, veda del debito, più che con quel 10% di magistrati politicizzati, io ce l'ho col 90% di magistrati bravi, belli, indipendenti, che stanno zitti di fronte a questa azione che offende l'Italia e disonora la magistratura italiana. Ma parlino tutti quelli che non la pensano come questi ideologi da strapazzo. Simona Bonafè. Ma allora, Del Debbio, intanto però dividiamo le due cose, perché al di là del caso di specie di Bolzano, ecco, dividiamole, al di là del caso di specie di Bolzano, se lei mi chiede c'è un problema di insicurezza in questo paese, io le rispondo sì, c'è un problema di insicurezza in questo paese, ma le do di più anche una notizia e le dico che dal 2023, cosa che non viene mai detta, sono aumentati i numeri di crimini in questo paese, cioè da quando c'è il governo Meloni, e questi sono dati che non ho inventato io, che si trovano dappertutto, quindi dal 2023 è aumentato il numero dei crimini, e non solo dei crimini che fanno gli stranieri, parliamoci chiaro, perché il primo reato per il quale si va in carcere oggi è il reato di danni al patrimonio. Così chiariamo anche questo aspetto. Dopodiché, che cosa sta facendo il governo sul fronte insicurezza? Che pure è un problema vero, io le sto dicendo che c'è, che pure un problema che esiste. Che cosa sta facendo? Non sta facendo pressoché nulla, sta facendo tanti proclami, ma zero fatti concreti. Anche perché, voglio dire, sulla prevenzione non c'è una risorsa. Io quando penso alla prevenzione, penso anche, per esempio, all'aumento del numero di forze dell'ordine. Adesso siamo in legge di bilancio, non c'è una risorsa per questo. Che sono
state aumentate. Ma non è vero del debito, non è vero. L'unica cosa che sta facendo questo governo è quella di aumentare le pene ed aumentare i reati. Ma non è che se uno sa di andare in carcere per 5 anni e non per 2 anni smette di compiere il reato. E arrivo anche sulla questione del decreto che ha fatto il governo sui paesi sicuri. Allora, che questo decreto non cambiasse la sostanza, noi l'avevamo detto. E anche qua dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare, perché se siamo all'interno dell'Unione Europea o usciamo e facciamo come ci pare, oppure dobbiamo sottostare alle regole Gaspare, in Iran dalla Germania. Serenità, fammi finire, hai parlato, dai, serenità. Tu. Allora, sto dicendo che se noi vogliamo stare in Unione Europea bisogna rispettare i regolamenti europei, e i regolamenti europei dicono che oggi per considerare sicuro un paese lo devi considerare in tutta la sua interezza, per cui non va politicizzato il caso, perché qui la questione è ben diversa. Ma scusi, Bonafè, i magistrati che applicano in Iran e allora via, parla solo Gasparri in questa trasmissione. Fammi finire Gasparri, io capisco che quando dico la verità è di fronte a tutta la propaganda che state facendo su questo centro d'Albania, tutti innervosisci, ma la verità è quella che sto dicendo io. Quindi i magistrati devono applicare la legge, e oggi la legge europea è sovraordinata a quella italiana, a meno che non si decida di uscire dall'Unione Europea. Guardi, detto questo, il punto è un altro. Il punto però è anche un altro del debito, è che qui si stanno e arrivo anche su questo. Dica veloce, Bonafè. Allora, in Germania, in Svezia finire Gasparri. Le do un decreto d'espulsione, se no. Gasparri. Un paese sicuro, però. Non so io dove mandarla. Espulso da Rete 4. California. Sì. Il punto vero del debito è che si sono spesi 800 milioni e molto probabilmente se ne spenderanno. Non sono stati per fare spesi. Un centro in Albania che non verrà mai utilizzato. O che al massimo potrà essere utilizzato per il 2% degli arrivi. Ma anche debito, perché scusi, se oggi non vengono fatti i lombardi. Un attimo, Gasparri, stasera oggi non vengono. Ma dice bugie. Vabbè, dopo.